Anticipazioni il segreto. Venerdì 5 giugno 2020. Rosa nota il lungo incrocio di sguardi che Adolfo e Marta si lanciano e Manuela rompe un bicchiere per porre fine alla tensione. Ignazio accetta che suo figlio vada in sposa a un de los visos, ma specifica che il matrimonio non si terrà a breve. Carolina termina la lettera che Manuela le ha suggerito di scrivere. Si tratta di una missiva da indirizzare alla madre, che si trova presso una clinica psichiatrica svizzera. Manuela però, quando rimane da sola, ripone la lettera in una cassaforte, dove ve ne sono presenti anche delle altre. Il solo Zabal poi congeda Ramon, che saluta tutti e si trasferisce a Bilbao. Manuela fa pressioni su Marta, deve dimenticare Adolfo. Non sarà mai il suo fidanzato, perché ha preso un impegno con Rosa. Sarà suo cognato, ma con lui non potrà mai rifarsi una vita. E le consiglia di chiedere scusa a Rosa. La ragazza così si reca dalla sua sorella, che però, dopo aver ascoltato il suo accurato discorso, afferma di non volerla perdonare. Adolfo rivela a suo fratello di stare malissimo e di non riuscire a dimenticare la sua amata. Deve dimenticare Marta, ma non sa come. La marchesa cerca di placare gli spiriti di Franziska e sembra riuscirci, aggiungendo qualcosa in una bevanda destinata a lei. Alicia mette alle strette Mattias, ha bisogno di sapere perché la evita, ma quando cerca di spiegarsi appare Damian, che dice che c'è stato un incidente in miniera. Si teme che Cosme sia in pericolo. E come lui anche altri minatori. Macheda informa il capitano Huertas della situazione, credono che ci siano molti lavoratori coinvolti. E inoltre non sanno ancora bene quanto ossigeno c'è a disposizione. Devono capire come farli uscire il prima possibile. Il caposquadra poi si riunisce con un gruppo di esperti.